Asset Management TV Week, bentrovati in nostra compagnia, bentrovati in quella che sarà una settimana interamente dedicata all'asset management che cercheremo di raccontare in più sfaccettature, con più sfumature. Cominciamo oggi con quella che sarà una tavola rotonda dedicata al marketing e alla comunicazione verso il new normal, così recita il nostro titolo, con un nuovo approccio alla comunicazione, che è un po' il tema di oggi. Cercheremo di domandarci in quelli che sono i settori su cui ci concentreremo oggi, quello assicurativo e quello della consulenza, che cosa resterà delle nuove modalità della comunicazione in vista di quello che dovrebbe essere un nuovo inizio, e cioè la ripresa post-Covid dopo quanto stiamo cercando faticosamente di metterci alle spalle, e cioè appunto il periodo che è relativo alla pandemia. Ne parliamo con quattro ospiti che ho il piacere di presentarvi, e allora non perdo tempo. Benvenuta a Rita Schirinzi, Head of Marketing Italy di Invesco. Rita, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi, anche a Jean-Luc Gatti, direttore comunicazione Assogestioni. Benvenuto Jean-Luc. Grazie, buongiorno a tutti. È un piacere avere qui con noi anche Daniele Camilli, Head of Marketing and Client Servicing di Pictet. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno a tutti. E benvenuto anche a Girolamo Chiaramonte, responsabile commerciale CNP Partners. Ciao Girolamo. Ciao, ciao a tutti. E allora, questo è il nostro, diciamo così, quintetto, mi ci metto dentro anch'io, che ci prepariamo, insomma, a affrontare questo tema sicuramente che ci può riservare diverse sorprese, diversi spunti sicuramente interessanti. Io cominciamo un po' facendo una carrellata con i nostri ospiti, cercando anche un po' di presentare le società, le compagnie che rappresentano. Girolamo, ultimo a essere presentato, ma primo a essere in qualche modo coinvolto. CNP Partners è una realtà particolare, una società prevalentemente attiva nei prodotti assicurativi e di protezione, che ha deciso di appoggiare e di sposare una comunicazione rivolta ai professionisti della consulenza finanziaria, argomento che peraltro affrontiamo anche tutti i giorni nella nostra fascia di diretta sulle fonti TV. Vediamo un po' allora di spiegare le motivazioni anche di questa scelta. Girolamo. Volentieri. Allora, direi innanzitutto che CNP è una realtà attiva nel mondo della protezione, intesa come protezione della persona a 360 gradi. Questo significa che siamo orientati alla gestione dei rischi sia materiali che finanziari ai quali tutti noi siamo esposti. E quindi, fatta questa premessa, rispondo dicendo che siamo orientati ad una comunicazione rivolta ai professionisti, perché abbiamo fatto, diciamo, di necessità virtù, in quanto noi non distribuiamo i nostri prodotti direttamente al cliente finale, ma ci avvaliamo di quei professionisti che hanno a cuore la protezione dei clienti. E per farlo abbiamo scelto di dar vita a delle azioni di comunicazione, come dire, fresche, che potessero permetterci di distinguerci dagli altri player di mercato, magari un po' più vecchi, tra virgolette, se ci limitiamo a prendere in considerazione solo il mercato dei prodotti di risparmio e di investimento. Parlando di comunicazione, magari alcuni di voi hanno anche assistito alla nostra prima conferenza al Salone del Risparmio, dove abbiamo portato un video del Milanese imbruttito. Questo per differenziarci un po', è ancora disponibile sulla nostra piattaforma YouTube per chi lo volesse vedere. Oppure hanno fatto il giro sul nostro simulatore di Formula 1, che voleva rappresentare i mercati finanziari, le sue curve, di come non ci si può distrarre, e soprattutto la necessità di essere dei professionisti per guidare su quei circuiti, quindi quelli dell'investimento. Perché immagino pieno di chicane in questo caso, scusami se ti interrompo. Chiedo scusa? Immagino pieno di chicane il circuito di Formula 1 che rappresenta poi i mercati finanziari, visto l'andamento anche recente. Esatto. Infatti in tanti uscivano fuori pista, quindi bisogna essere preparati ad affrontare quelle chicane. Quindi queste sono alcune delle nostre attività, e poi abbiamo lavorato anche sul brand, sfruttando i nostri colori, che sono molto freschi, per puntare ad una riconoscibilità nel mercato. Poi parallelamente ci siamo focalizzati sul rapporto col consulente, che passa sicuramente anche attraverso la nostra flessibilità. In questo caso poi lasciamo spazio ai fatti che parlano e comunicano per noi. Questo è il nostro approccio alla comunicazione. Secondo me abbiamo già dei punti in comune con Invesco, e qui coinvolgo Rita Schirinzi, perché
mi veniva in mente il termine ecletticità, che però forse è un termine poco usato, forse più carattere eclettico. È così che si contraddistingue Invesco nell'approccio al marketing e alla comunicazione, che ha visto lo studio anche lo sviluppo di iniziative innovative, strategia che ha sempre puntato all'alternanza tra attività mirate ai professionisti della consulenza e attività per la valorizzazione del brand e la comunicazione. Questo va da sé verso un pubblico più ampio. E allora qui si parla anche di diversificazione, quindi quanto è importante essa nelle attività di comunicazione e anche magari il motivo. Rita. Sì, innanzitutto credo che la comunicazione sia importantissima a livello personale e a livello professionale. Perché? Perché è alla base di ogni relazione, sia essa con un singolo individuo o anche con più individui, per ogni tipo di rapporto, perché senza dialogo, senza comunicazione e soprattutto senza una condivisione, che vuol dire che la persona a cui io mando il mio messaggio l'ha recepito e lo capisce, non c'è possibilità di evoluzione e di avanzamento. Quindi dobbiamo sempre tararci sulla comunicazione, perché essa è in grado di veicolare correttamente dei messaggi di carattere personale o professionale con differenti individui, e qui sta la diversità, perché la bellezza di tutto ciò è che la relazione che si crea con il singolo cliente è ogni volta differente. Quindi diventa per noi fondamentale strutturare una strategia di comunicazione che sia multicanale, ma che metta il cliente al centro, perché proprio grazie a queste sinergie comunicative che vengono create con i singoli o con gruppi di individui che noi siamo in grado di progredire lungo una curva che è di conoscenza e poi di fidelizzazione dei nostri clienti. Negli ultimi periodi abbiamo assistito a un incremento esponenziale del numero di canali disponibili e da utilizzare per poter raggiungere i nostri clienti, vuoi che siano consulenti finanziari o investitori finali. E quelli che noi chiamiamo i touch point, i punti di contatto con loro, sono esplosi soprattutto a causa della recente pandemia. Se io per esempio avessi chiesto 2 anni fa a un qualsiasi cliente cos'è un podcast, sicuramente questo cliente, non sono certa al 100% che mi avrebbe saputo rispondere. Quindi in tutti questi mesi abbiamo un po', siamo stati forzati in un certo modo ad assumere tutta una serie di nuovi termini relativi alle attività di comunicazione, come digital, webinar, web call, broadcast e quant'altro, e ormai sappiamo che questa sarà la nostra nuova normalità, anche quando il Covid sarà fortunatamente alle nostre spalle. Ma siccome l'esperienza di ogni singolo cliente non è mai lineare, ma è soggetta per forza a una serie di incroci, di riflessioni che non consentono mai una singola comunicazione diretta e univoca, e a sua volta il cliente è sempre alla ricerca di continui stimoli provenienti da diverse sorgenti che vanno ad arricchire la sua conoscenza e competenza, sarà proprio questo cliente a scegliere tramite quale canale, in che modo vuole mettersi in contatto con noi in base alle sue esigenze. Quindi sarà un cliente estremamente attivo e non subirà più passivamente la comunicazione. Ecco perché, a mio avviso, diventa importantissimo poter guardare oltre e esplorare innovative modalità di comunicazione per implementare strategie che siano al passo con i tempi, ma che siano anche consone e adatte per il tipo di pubblico che io voglio raggiungere. Oh, quindi si parla di comunicazione che mette al centro il cliente e che non la subisce, tra virgolette, in maniera passivo. Cominciano già a esserci un po' di temi, insomma, sul tavolo. Tavola che va avanti, e a questo punto io vado da Daniele Camilli, Head of Marketing and Client Servicing di Pictet, che è da sempre nota per un approccio di comunicazione che fa del contatto e dell'incontro con i clienti la chiave vincente, quella stretta di mano che sostanzialmente purtroppo vediamo sempre meno. Nel 2020 e anche quest'anno, tutto sommato, il Covid-19 non ha lasciato spazio per roadshow e altre iniziative, insomma, di prossimità. E allora la domanda viene quasi spontanea, cioè quali sono state le attività messe
in campo da Pictet per sopperire al distanziamento sociale? E forse ci sta anche come domanda se avete risentito di questa lontananza con i vostri clienti, questa mancanza di stretta di mano, ecco, come influisce, se influisce, insomma, nella vostra modalità di comunicare. Prego. Il 2020 ha certamente rappresentato un anno zero dal punto di vista dell'interazione con i clienti, e in Pictet abbiamo sempre considerato i nostri roadshow e le altre iniziative di prossimità lo strumento cardine per costruire delle relazioni fiduciarie con le reti di consulenza finanziaria, il nostro principale canale di distribuzione, e ovviamente anche un sano momento di aggiornamento, di formazione e di ascolto con i consulenti finanziari. Giusto per dare qualche numero, prima dell'epidemia organizzavamo oltre 60 roadshow sul territorio italiano insieme a 700 aule di formazione sulle reti di consulenza finanziaria in un anno. Ovviamente ne abbiamo sentito la mancanza degli eventi di prossimità e soprattutto dell'empatia che si riesce a generare in questo tipo di occasioni. Ma come ogni sfida, anche quella della digitalizzazione ha portato delle opportunità. Personalmente ritengo che il digitale offra un incredibile potenziale in termini di amplificazione del messaggio, che è imprescindibile per instaurare una comunicazione efficace, anche nel caso di modelli che prevedono intermediario, quindi B2B2C, come il modello di business nostro di distribuzione. Se infatti negli eventi fisici è possibile costruire la fiducia con i partner di distribuzione, in digitale si può avere molta più profondità di analisi, si può garantire la persistenza del messaggio attraverso utilizzando mezzi diversi, ma anche customizzare il messaggio sul proprio interlocutore, un'operazione che è molto più difficile, se non impossibile, davanti a una platea diversificata. In poche parole, la comunicazione digitale toglie empatia, ma se strutturata correttamente offre messaggi più tondi, più completi e anche più duraturi. Non so se siamo riusciti a costruire una comunicazione omnicanale, ma dopo oltre un anno di distanziamento i feedback che abbiamo ricevuto indicano che non abbiamo sofferto grandi contraccolpi legati alla distanza sociale. E ci siamo riusciti grazie ad un approccio preesistente di marketing digitale, affinato in oltre 10 anni di studi e di esperienza, che non ha mai preteso di sostituire l'attività sul territorio, ma piuttosto di affiancarla e di arricchirla. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2007 dedicando allo sviluppo della comunicazione digitale lo stesso impegno profuso nell'organizzazione delle attività in persona. In effetti, per tornare alla domanda, avere già un arsenale a disposizione ci ha fatto trovare preparati alla digitalizzazione imposta dal Covid. E giusto per citare qualche numero, a soli 6 giorni dal primo caso di Covid abbiamo realizzato in Italia il primo webcast di aggiornamento settimanale sullo stato di avanzamento dell'epidemia, e a fine anno il saldo è decisamente positivo, tanto che rispetto al 2019 abbiamo realizzato un più 25% di numero di eventi in digitale e a cui hanno partecipato il 60% in più di persone rispetto agli eventi fisici. Sono numeri ragguardevoli, e anche se tutti noi siamo oggi alle prese con la fatica da Zoom, la stanchezza psicologica causata dalla iperesposizione al sistema di videoconferenza. Certo. E ovviamente a tutti noi manca il contatto fisico con la platea. Siamo convinti di aver colto l'opportunità di amplificare il messaggio e di mostrarci vicini digitalmente ai nostri clienti attraverso i nostri siti web, attraverso il nostro portale educazione finanziaria Pictet per te e attraverso i nostri social network Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. Una scelta che abbiamo fatto molti anni or sono e che oggi si è certamente rivelata vincente. E insomma, sicuramente siete arrivati preparati, i numeri parlano chiaro, più 25% di eventi in digitale e più 60% di clienti, insomma, che hanno partecipato. Interessante anche il percorso di comunicazione di Assogestioni, che
ha saputo intraprendere un percorso appunto molto importante per il settore e per i propri associati, una serie di attività sostanzialmente che hanno contribuito a migliorare lo scambio di informazioni tra le diverse figure professionali della filiera, oltre a contribuire ad aumentare la cultura finanziaria degli italiani, che insomma si tratta comunque di un tema sicuramente altrettanto fondamentale. E allora la domanda che giro a Jean-Luc Gatti è se ci vuoi brevemente far ripercorrere insomma gli step che hanno decretato, diciamo, i risultati di questo approccio, che mi pare di insomma capire che sono stati anche in questo caso estremamente positivi. Guarda, molto volentieri. Le associazioni di fatto sono dei corpi intermedi. Che cosa si intende? Sono quei soggetti che si pongono tra il privato e il pubblico, creando una specie di trade union tra i due soggetti. In quanto corpi intermedi, noi lavoriamo, noi associazioni, ma in particolare associazioni, per creare le migliori condizioni affinché i nostri rappresentati, quindi i nostri associati, possano operare nelle migliori condizioni possibili, nel rispetto delle esigenze dei loro clienti e anche ovviamente nel rispetto delle discipline che regolano tutto il mercato. Le decisioni su come agire nella nostra associazione, ma nelle associazioni in generale, vengono prese in forma congiunta e questa cosa trasforma le associazioni in vere e proprie forme di intelligenza collettiva. Quindi la nostra strategia di comunicazione è soprattutto basata su che cosa non dobbiamo e non vogliamo fare. Questo approccio ci porta a comunicare solo quando siamo sicuri delle nostre posizioni. Quindi spesso mi capita di ricevere delle telefonate di giornalisti che vogliono un commento a caldo su una normativa. Noi generalmente aspettiamo di conoscere meglio quello che è avvenuto per poi poter prendere una posizione solida rispetto a quello che sta avvenendo. E questo approccio qui permette, perlomeno ha permesso a noi di costruire una reputazione molto solida, che è un valore intangibile, che è appunto una caratteristica dell'associazione e che permette da suggestioni di in ricaduta di realizzare tutta una serie di azioni che godono di questo tipo di reputazione. Quando vogliamo capire che cosa comunicare, noi adottiamo che cosa e come e quando comunicare, adottiamo un approccio circolare che parte dalla conoscenza. Passa attraverso il dialogo con i nostri associati, con tutti i soggetti coinvolti, con tutti, quindi tutti gli interlocutori, e procede verso la realizzazione di un'azione o di più azioni che poi sono sottoposte ad un continuo controllo e una continua verifica per capire se stiamo andando nella giusta direzione. È un processo che di fatto si basa sulla cultura del feedback. Ovviamente tutto questo è tanto più sostenibile quanto più è alta la nostra capacità di generare del valore per chi rappresentiamo. Abbiamo anche ovviamente la consapevolezza che i successi di oggi non implicano il successo di domani. Cosa vuol dire? Che bisogna essere sempre pronti al cambiamento, e in associazioni siamo pronti al cambiamento e cerchiamo, ove possibile, di anticiparlo per capirne gli effetti e farci trovare sempre pronti. Quali sono gli strumenti che ha sviluppato l'associazione? Beh, oltre a quelli tipici di un ufficio, di un'organizzazione, quindi di un ufficio comunicazione e organizzazione, un ufficio stampa, un sito, ovviamente i social network che oggi non possono più non essere considerati, l'associazione ha sviluppato circa ormai 12 anni fa il primo Salone del Risparmio. Il Salone del Risparmio è nato in un momento di crisi, un po' come quello che stiamo vivendo adesso. La crisi era abbastanza diversa naturalmente, ma questo ha garantito il successo. C'era un bisogno di un punto, un luogo di aggregazione. Oggi che cos'è il Salone? È uno degli eventi, per non dire l'evento più importante che esista sul settore, per il settore. Raduna 160 marchi più o meno, circa 12.000 visitatori unici nell'arco di 3 giorni, più di 300 relatori, circa una quarantina di ore di formazione professionale, più di 200 conferenze e ore di conferenze che vengono
erogate nell'arco delle tre giornate grazie alla partecipazione dei nostri sponsor. Eravamo partiti con l'idea che il salone potesse vivere per tutto l'anno, quindi con un arco temporale molto esteso. Poi ci siamo resi conto che di fatto questa era un po' una pia illusione. Un evento dura nel momento in cui vengono accese le luci e poi ha una coda di circa una decina di giorni dovuta al contenuto e le persone che hanno perso quel contenuto che poi lo vanno a rivedere magari in modalità on demand. Quindi da lì ci siamo detti, serve sicuramente un altro strumento e ci siamo un po' trasformati in un editore. A suggestione ha lanciato una rivista, si chiama Focus Risparmio, circa 8 anni fa. Focus Risparmio oggi ha più di 12.000 abbonati alla testata cartacea, circa 40.000 utenti unici mese che visitano costantemente il sito, generando circa 1 milione di impression. Sono numeri che sono in crescita, ma che non avrebbero potuto essere realizzati se non fossimo partiti da un database molto solido. Io dico sempre ai miei colleghi che il nostro database è il nostro oro, è il nostro oro nero, è la nostra materia prima principale. Abbiamo 40.000 persone classificate all'interno di un database e di queste persone conosciamo abbiamo una serie di informazioni che ci permettono poi di entrare in contatto con loro direttamente o indirettamente attraverso altre iniziative e attività di comunicazione. E allora, come vedete, stiamo già iniziando a fare anche un po' un elenco delle varie iniziative, insomma, che sono state portate avanti dalle varie compagnie in questo periodo e che magari potranno essere completate e integrate, insomma, nel periodo di ripresa. Torno da Girolamo Chiaramonte, responsabile commerciale CNP Partners, per continuare a parlare ovviamente di comunicazione, ma insomma, come avete deciso di portare avanti anche voi iniziative diverse per comunicare? Un po' ce l'hai già anticipato in realtà nel tuo primo intervento. Vediamo anche come hanno recepito, insomma, i professionisti della consulenza i vostri contenuti e come siete riusciti a trasferire la vostra concezione di una consulenza a tutto tondo che guarda anche la sfera di protezione del patrimonio. Ti chiedo di smutarti perché giustamente vi mettete il muto quando gli altri parlano, poi a volte ci si dimentica. Ovviamente sono stato digio al dovere, ma come al solito mi sono dimenticato di ci sta, togliere ci il sta, muto. Ci sta. Riprendo, quindi dicendo volentieri, ti racconto come siamo stati percepiti. Dalle ricerche condotte diciamo che i consulenti ci hanno identificato per quello che volevamo apparire, ovvero una compagnia dinamica e giovane, direi anche. È giovane ma con dei valori ovviamente ben radicati, che sono poi quelli che da 180 anni sono proprio del gruppo CNP Assurance. Valori che ci hanno spinto a supportare ancora di più i consulenti nella diffusione della consapevolezza. Utilizzo questo termine che mi piace tanto perché, a proposito di consapevolezza, e grazie a voi stessi, anche grazie alle fonti, abbiamo creato il format televisivo Consapevolmente. Faccio alcuni esempi adesso, sì. Che hanno avuto come obiettivo quello di aggiungere ogni mese un tassello in più al quadro della consapevolezza finanziaria, quindi cercando di sviscerare ed analizzare le principali tematiche del mondo assicurativo e del risparmio gestito. E per farlo abbiamo ascoltato la voce delle persone che andavano in giro per Milano e abbiamo anche coinvolto le reti di consulenza finanziaria attraverso dei sondaggi dedicati. Il format è stato così apprezzato che poi l'abbiamo spostato dall'online, perché ovviamente era trasmesso tramite il vostro sito, l'abbiamo trasportato anche nella vita offline e abbiamo creato Consapevolmente On The Road, che aveva come obiettivo quello di andare a incontrare le realtà locali e supportare le reti di consulenza nella diffusione della conoscenza finanziaria e, dove possibile, valorizzare il territorio italiano. Infatti l'ultima tappa, tanto per fare un esempio, ha avuto luogo in una residenza che è Villa dei Vescovi, che è gestita dal FAI. Quindi, quando possibile, cerchiamo anche di valorizzare il territorio italiano e la nostra bella nazione. Poi un ulteriore strumento a disposizione anche dei
dei nostri partner distributivi è stato sicuramente il blog, che sarà sempre più spinto e arricchito. L'obiettivo è stato sempre quello di far comprendere bene il concetto di protezione dai rischi, perché quando parlo di rischio e del bisogno di proteggerci, intendo il mettere in atto tutta una serie di strategie volte a proteggere il patrimonio dell'individuo, sia personale che finanziario. Su questo noi ci teniamo tanto in CNP, perché non c'è soltanto la protezione del patrimonio, della ricchezza o patrimonio della persona. Per noi la protezione è a 360 gradi, come ho detto prima. E tutti noi, perché parlo di patrimonio dell'individuo? Perché tutti noi rappresentiamo un capitale umano e finanziario, e questo necessita di una corretta gestione e protezione. Attività che sono diverse ovviamente a seconda dell'età della persona, perché se prendiamo in considerazione ad esempio i giovani, sono quasi tutti 100% capitale umano, mentre in tarda età la parte finanziaria è nettamente maggiore. Facciamo un esempio: in giovane età l'obiettivo è quello di aumentare il proprio patrimonio, e crescendo poi di salvaguardarlo per evitare di intaccarlo in caso di problemi, ad esempio di salute. In tarda età invece vi è il bisogno di tutelare la propria persona per evitare di dover far ricorso ai risparmi, e poi ultimo dei problemi, tra virgolette, diciamo, c'è anche il trasferimento generazionale dei propri averi. Quindi a ogni fascia d'età ci vuole un'attenzione particolare, attenzione che tutti gli addetti ai lavori ovviamente pongono, e soprattutto quei consulenti che sanno fare il lavoro del consulente. Poi, ritornando al tema delle modalità fresche di comunicare, noi a breve presenteremo una nuova campagna di comunicazione volta a far giocare i consulenti con i loro clienti. Adesso non spoiler nulla, però quello che mi piaceva dire è che abbiamo fatto ricorso anche, non so, alla PNL, alla programmazione neurolinguistica, ma anche qui non vi tedio, tranquilli, sulla PNL. Soltanto vi volevo dare questo spunto di riflessione, perché ci piace dare anche degli strumenti particolari sia online che offline ai nostri distributori, per poter giocare con i propri clienti e dar vita a quel trasferimento di informazione, cosa che è importantissima, perché se non trasferiamo bene l'informazione e soprattutto l'educazione finanziaria, difficilmente potremo ampliare anche il bacino di utenti. Beh, giocare poi più o meno si ricollega con il discorso che hai fatto, Girolamo, all'inizio. Insomma, hai fatto l'esempio della simulazione, no, dei mercati finanziari attraverso il gioco della Formula 1. Queste sono tutte iniziative, immagino, che mettono nelle condizioni i vostri clienti finali di muoversi magari anche con un pilota automatico in quelle situazioni di chicane che abbiamo segnalato prima e che ha portato spesso il pilota in questione fuori pista. Rita e Invesco, per essere più precisi, possono essere considerati un'importante scuola e un'istituzione per il marketing finanziario. Molte figure chiave del marketing di importanti società del risparmio gestito sono passati da Invesco prima di assumere ruoli importanti anche a livello di responsabilità. Il segreto di questa attività di marketing di Invesco e i segreti anche proprio di Rita Schirinzi, insomma, come professionista, se ce ne sono ovviamente, che rendono l'attività, insomma, apprezzate e evidentemente anche adottate anche dalle altre società. Rita? E questa è una domanda che mi fa particolarmente piacere, perché credo che quello che viene definito come engagement aziendale, cioè dove si lavora, dove passiamo tantissime ore del nostro tempo ogni giorno, sia un aspetto importantissimo da considerare per tutti i team, non solo quelli di marketing. Nello specifico, poi, in questo momento dove si è persa a gioco forza tutta la dimensione umana, tutta la dimensione sociale dei rapporti con i colleghi, del caffè insieme, del pranzo, del tirare tardi, dell'aperitivo, è veramente tutto cambiato. Ma se alla base, secondo me, ci sono dei buoni pilastri, si può comunque sempre riuscire a mantenere un clima nel team positivo. Come si fa? Io sono convinta personalmente, questa è una mia convinzione personale, che la chiave di tutto sia legata a due parole: responsabilità e delega. Quindi il responsabilizzare le persone affinché possano raggiungere quel livello in cui sia possibile delegare
una determinata serie di azioni, e questo non è possibile se non si attua una vera e propria condivisione, cioè via i muri cinesi, via il proprio giardinetto, ma veramente lavorare insieme per dei progetti comuni. Quello che ho detto all'inizio, cioè che si è passati da un discorso di comunicazione di prodotto a un discorso di comunicazione più generale, più orientata ai diversi clienti, alle diverse tipologie, ci ha aiutato molto, perché è un approccio che unisce un team verso un obiettivo comune. Quindi diciamo, la condivisione è il primo aspetto, dopodiché la motivazione viene da sé. Ma per noi di Invesco c'è un aspetto, e questo non è un tema mio, è proprio un tema di Invesco, un aspetto importantissimo, che è la diversità, il rispetto delle diversità all'interno di un team. Quindi le diversità viste non come occasioni di scontro, ma come un arricchimento continuo, un processo per il quale il mio diverso aggiunge valore al team. E poi volevo sfatare anche un altro aspetto che vedo molto spesso qui da noi, che è quello dell'errore. Molto spesso nei team c'è il terrore dello sbaglio, dell'errare. Tutti noi, tra l'altro, facciamo errori tutti i giorni e quindi... Rita, peraltro ti interrompo ma pochi secondi, non solo il terrore dell'errore ma anche poi della caccia al colpevole, aggiungerei. Esatto, la colpa, cioè ecco, io credo che creare un ambiente in cui l'errore non solo è concesso ma è altamente tollerato sia positivo, perché ammettere un errore, capirlo, contribuisce a renderci consapevoli dei nostri limiti e quindi delle nostre capacità di arricchimento e di miglioramento, e soprattutto di mostrarci senza paura per ciò che siamo, perché passiamo 10 ore, 12 ore al lavoro, e quindi è importante che siamo noi stessi senza paura di fallire, ma soprattutto con quella consapevolezza che nessuno escluso, tutti ogni giorno possiamo imparare qualcosa. E quindi questa è la base della creazione di un team affiatato, aperto alla condivisione e che sia, come diciamo in gergo inglese, committed, quindi entusiasta, motivato a lavorare su progetti in cui ognuno possa esprimere al meglio sé nel modo in cui preferisce. E nessun rimpianto se qualcuno del team cresce, perché la crescita del team è la crescita anche di tutti noi, di noi stessi in primis. Driver e modalità per la comunicazione moderna nel campo degli investimenti. Questa invece è la domanda che giriamo a Daniele Cammilli di Pictet, peraltro brava Rita che si è smutata quando invece a Girolamo facciamo un cartellino giallo, insomma, per la piccola dimenticanza, ovviamente sto scherzando Girolamo. Torniamo seri in qualche modo e come detto vado da Daniele, per identificare i driver e le modalità per la comunicazione moderna nel campo degli investimenti, e cioè basta una comunicazione basata sulle strategie di investimento ovviamente, o c'è qualcosa di più? Beh, vorrei partire dalla fine. Sì. La nostra comunicazione ha come target primario in Italia altri operatori professionali, consulenti finanziari in primis, e a loro si rivolge la maggior parte dei nostri sforzi in termini di comunicazione. Questa deve essere necessariamente tecnica, puntuale e trasparente, ed è interesse di tutti che sia centrata sulle strategie di investimento. Ma questa è la condizione sine qua non per poi fare ulteriori passi, a nostro avviso fondamentali, per costruire una comunicazione moderna efficace. Il primo passo ruota effettivamente intorno all'ascolto, legato al concetto di partnership con i distributori. Infatti riteniamo necessario ascoltarli, analizzare le loro esigenze e, se siamo fortunati, anche anticipare i loro bisogni. E nel far questo abbiamo un approccio strutturato e multicanale all'ascolto dei consulenti finanziari. Tornando alla shift verso il digitale, uno dei vantaggi della comunicazione digitale è l'immensa mole di dati, di feedback, non solo sondaggi e mail, ma anche e soprattutto le metriche digitali, i cosiddetti digital analytics, che sono uno strumento fondamentale per rendere la comunicazione bidirezionale e aggiustare il tiro laddove necessario. Giusto per fare un esempio di come facciamo tesoro di quanto ci dicono i consulenti finanziari, recentemente è nato un format mensile chiamato
parla con Pictet, che nasce proprio come risposta alle più comuni domande che ci vengono fatte in diretta dai consulenti finanziari italiani. In questo senso si instaura una vera e propria comunicazione bidirezionale facilitata dallo strumento digitale. Il secondo step è sempre legato alla partnership. Ci siamo posti molti anni fa l'ambizioso obiettivo di essere partner nell'attività dei consulenti finanziari, offrendo loro supporto, formazione e spesso anche una chiave di lettura delle dinamiche di cambiamento che possono modificare il mondo come lo conosciamo e in questo senso anche la loro attività professionale quotidiana. Sono quelli che noi chiamiamo megatrend e per cui siamo ampiamente conosciuti nel settore. Parlando di megatrend, esuliamo totalmente dalla pura comunicazione di prodotto e nel corso degli anni la maggior parte della produzione di contenuti è effettivamente virato verso analisi di mercato, analisi di scenario futuro, analisi sociodemografica, ma anche del progresso tecnologico. E a questo scopo ci avvaliamo di numerose collaborazioni con istituzioni in campo accademico e della ricerca come il Copenhagen Institute for Future Studies o la Oxford University, solo per citarne alcune, ma anche con rappresentanti dell'imprenditoria che poi confluiscono nei comitati di consulenza scientifica e nostre strategie di investimento. E per semplificare il lavoro dei nostri partner distributivi è anche mirato il nostro impegno di comunicazione nei confronti degli investitori finali. Non vogliamo in alcun modo comunicare agli investitori finali le nostre strategie di investimento, perché questo è un compito del consulente, sì. Ma piuttosto vogliamo offrire delle conoscenze in materia finanziaria per agevolare la comprensione delle dinamiche macroeconomiche e della finanza da parte degli investitori finali e così facilitare il confronto e l'interazione con i consulenti di patrimoni. I clienti più preparati sono sinonimo di maggiore fiducia, minore emotività nei momenti di volatilità sui mercati e anche di un confronto più consapevole e più semplice con i consulenti in materia di investimenti. Non è un segreto che l'Italia sia arretrata in termini di alfabetizzazione finanziaria e dati alla mano l'Italia è il 63esimo paese al mondo in termini di conoscenza finanziaria, ma ancora peggiore il dato relativo alle fasce più giovani, tanto che le rilevazioni OCSE PISA riguardo appunto i giovani in età scolare rilevano che l'alfabetizzazione finanziaria è una vera e propria spina nel fianco del nostro paese, tanto che a maggio 2020 uno studente italiano su 5 non possedeva le competenze minime necessarie per prendere decisioni finanziarie responsabili e informate. È il più alto livello di competenza che quindi permette la comprensione di prodotti finanziari è padroneggiato solo da uno studente ogni 20, quindi il 5% della popolazione scolare. I giovani italiani oltretutto non hanno fatto dei passi avanti nelle rilevazioni dal 2012 al 2020, mentre in media gli altri paesi hanno migliorato i loro punteggi. Insomma, è evidente che esista un gap informativo tra chi fa della gestione delle risparmi e della pianificazione finanziaria sul lavoro e chi invece i risparmi li possiede, o nel caso dei più giovani possederà in futuro. Come è emerso anche dalle parole dei colleghi, bisogna ridurre questa distanza e affrontare due principali ostacoli, il linguaggio e il mezzo della comunicazione finanziaria. Ridurre le distanze, avvicinare le nuove generazioni a un mondo percepito lontano e a tratti ostico come la finanza, ed è quello che noi cerchiamo di fare da anni attraverso Pictet per te, un blog nato appunto per raccontare con linguaggio semplice e diretto concetti utili per la gestione delle proprie finanze attraverso la lettura di temi di attualità economica e finanziaria, ma anche attraverso i social media, che poi sono effettivamente il luogo virtuale dove stanno i giovani, il luogo virtuale di elezione per il loro incontro e l'approfondimento in quanto nativi digitali. In questo senso, appunto, oltre ai tradizionali Facebook, LinkedIn, Twitter, ma anche YouTube, fin dall'inizio della nostra strategia di digital marketing abbiamo ritenuto strategico Instagram in quella che apparentemente è una sfida quasi impossibile, ovvero comunicare in immagini i concetti dell'economia e della finanza.
anche in questo caso la crescita del numero di follower nell'ultimo anno ci indica che abbiamo intrapreso la strada giusta. Mi sembra di capire dalle tue parole, peraltro, che l'Italia è un territorio molto fertile, ma non lo scopriamo certo in questa chiacchierata. Credo comunque sia importante ribadirlo. Siamo purtroppo terreno fertile anche per quanto riguarda le fake news, non solo a livello politico, ma anche a livello economico-finanziario. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che una riflessione che mi viene da fare a proposito... Sì, brevemente, che poi diamo spazio anche a Jean-Luc, però prego, ci mancherebbe. Scusami, pensavo fosse ancora per me. No, è per te, assolutamente. Ok. Diciamo che questa grande trasformazione digitale ha fatto sì che ci si esponga prevalentemente all'informazione sul web, e le ricerche, una ricerca recente di Hootsuite dice che il 40% della popolazione digitale globale utilizza prevalentemente social network per essere aggiornati su notizie e eventi. Sì. Di questa popolazione digitale globale, oltre il 33%, quindi 1 su 3, è preoccupato di un possibile uso improprio dei dati personali, ma oltre 1 su 2, oltre il 50%, per esattezza mi sembra il 56%, è preoccupato di non riuscire a distinguere le fonti attendibili a cui si espone, quindi esporsi inconsapevolmente a fake news e disinformazione. Insomma, nel mare magnum dell'informazione democratizzata del web è difficile riconoscere le fonti realmente attendibili. Fare educazione finanziaria deve servire anche a questo. È un dato estremamente preoccupante per chi come noi basa il proprio business, il proprio successo sulla fiducia. Non basta essere credibile, attendibile in digitale, ma anche proteggere i potenziali investitori da informazioni scorrette che potrebbero minare la loro fiducia nel sistema. Chiarissimo, Daniele, e stavolta il cartellino giallo lo do a me stesso, nel senso che non sono riuscito a spiegarmi nell'indirizzare appunto la domanda. Adesso sì, torniamo da Jean-Luc Gatti, perché ce l'hai anticipato nel tuo primo intervento parlando del Salone del Risparmio, un momento fondamentale insomma per tutta l'industria del risparmio gestito. Come detto, insomma, l'edizione 2020 è saltata, grave perdita sicuramente per tutto il settore. E allora qualche minuto in più su come Assogestioni ha risposto insomma alle esigenze degli associati, qualcosa ci hai già anticipato, e magari anche qualcosa sulla prossima edizione e quindi le prossime iniziative di Assogestioni. Jean-Luc. Giacomo, intanto il tema che stava trattando Daniele è davvero molto interessante, quello dell'educazione, dell'informazione, delle fake news, e si potrebbe fare una tavola rotonda solo su questo argomento. Ce lo segniamo, bufale finanziarie, Jean-Luc, ce lo segniamo. Chiedo scusa? No, dico, cioè, me la segno alla tua proposta, bufale finanziarie, lo usiamo come prossimo titolo, perché no? Scusami però, ti ho interrotto, ma era per integrare quello che dicevi. Le bufale finanziarie mi piacciono. Noi come associazione avevamo lanciato, prima di rispondere alla tua domanda, volevo giusto aggiungere qualcosa insomma al ragionamento che lascia Daniele. Sì. Avevamo un progetto, un programma di educazione finanziaria che poi si teneva anche al Salone, grazie anche alla collaborazione di persone assolutamente capaci di fare questo tipo di attività come Anna Maria Lusardi. Ci siamo resi conto, chiedo scusa, che è un percorso davvero molto complesso, che non parte solo dall'offerta, in realtà ci deve essere una vera e propria domanda, e io qui, ma è una domanda che mi pongo da solo, mi domando se esista una domanda di educazione finanziaria. Beh, detto questo, il processo che ha fatto l'associazione è stato quello di cominciare a spostare il focus verso chi parla al risparmiatore finale, quindi il nostro obiettivo è quello di formare, dare degli strumenti a chi ha il contatto, quindi la rete di distribuzione, affinché siano poi loro a fare educazione finanziaria nei confronti del pubblico che
appunto entrando in contatto con un consulente è per definizione interessato a questo tipo di materia. Però insomma, sarebbero tante le cose da dire su questo aspetto e sarebbe bello anche sentire il parere di tutti i miei colleghi collegati in questo momento. Vado a rispondere alla tua domanda. Sì. Arriva la pandemia, insomma, mancava un mese all'organizzazione del salone. La cosa ci ha veramente scioccato. Ricordo che io ero a Bergamo Alta mentre parlavo con il nostro direttore generale, il nostro presidente, e stavamo decidendo di posticipare l'evento. È stato traumatico. Poi a un certo punto ci siamo guardati attorno, tutto il mondo era fermo, quindi insomma, voglio dire, mal comune mezzo gaudio. Però in qualche modo uno se ne fa una ragione e comincia a capire che cosa fare. Vi ricorderete che nella primissima fase, e ne parlava anche Daniele prima, sono partiti centinaia e centinaia di webinar online, contatti, roadshow, tutto è stato digitalizzato con strumenti che mano a mano diventavano sempre più evoluti rispetto anche alle esigenze della clientela. Io ricordo i primi eventi anche di Invesco, di altri associati nostri, che riuscivano a radunare un popolo di 3-4 mila persone, sembravano dei concerti rock, e in realtà erano dei webinar che parlavano di finanza. Quindi insomma era stupefacente. Questa cosa secondo me non avviene più, non potrà più avvenire, difficilmente potrà avvenire. Ed era nato dal fatto che c'era una grande curiosità, non c'erano alternative, eravamo tutti chiusi in casa, e poi c'era questo desiderio di percepire un pochettino di normalità, no? Quindi tornare ad impegnare la testa sulle cose lavorative. Noi stavamo osservando, come spesso facciamo, abbiamo guardato quello che avveniva e ad un certo punto ci siamo resi conto che era necessario entrare in questa arena per mantenere il dialogo, vivo il dialogo, tra l'associazione, i suoi associati, gli associati, i loro clienti, quindi tipicamente le reti di distribuzione, ma anche tutti gli interlocutori istituzionali. Ci siamo resi però conto che ormai la quantità di conferenze era tale per cui una persona avrebbe potuto, chiunque di noi avrebbe potuto fare zapping tra una conferenza e l'altra sul web e passare la giornata intera a seguire conferenze con contenuti veramente molto interessanti. Ma questa cosa crea una concorrenza. Allora siamo partiti dall'idea di dire, bene, che cosa possiamo fare di diverso rispetto a quello che già viene offerto? Come possiamo fare a tenere il nostro interlocutore incollato davanti a questa scatola per un'ora e mezza, a ascoltare quello che l'associazione e in generale l'industria del risparmio gestito ha da dire? Abbiamo semplicemente copiato. Abbiamo copiato quello che fa il mondo dell'entertainment. Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo attaccato una regia al mondo di Zoom, al mondo di Teams, per mettere in primo piano la persona che sta parlando, esattamente come state facendo voi, per inserire un sottopancia, per inserire il contenuto vicino al relatore, il PowerPoint, piuttosto che delle immagini, delle sigle, per dare il tempo, il ritmo, tutte cose che aiutano le persone a rimanere attive, rimanere attente, perché come sappiamo la nostra attenzione lavora in maniera sinusoidale, ci sono momenti di picchi e poi dei momenti in cui proprio non riusciamo più a seguire. Immaginiamoci di vedere queste 7 persone che stanno parlando nelle schermate iniziali di Zoom, dopo 5 minuti ti viene voglia di fare altro, anche perché sei davanti a uno strumento che ti distrae molto facilmente. Quindi inserire all'interno di un mondo relativamente nuovo concetti che arrivano da altri per tenere alto il livello di attenzione, per noi, a noi sembrava una strada vincente. Appena i DPCM hanno permesso poi di ritornare in presenza, abbiamo portato i nostri relatori in uno studio televisivo dove abbiamo realizzato uno scenario in 3D, in virtual 3D, con le camere craccate che quindi permettono il movimento. Sono poi dei tecnicismi che però aiutano tanto da un punto di vista del coinvolgimento del pubblico, senza poi ovviamente tralasciare tutti quegli strumenti come i tools di interazione, instant polls, piuttosto che Q&A, rating e cose di questo tipo. Quindi questo è stato un po' il percorso che abbiamo fatto. Oggi, dico una cosa, non me ne vogliate, grazie alla pandemia, in qualche modo abbiamo imparato tutti un nuovo alfabeto, un alfabeto che non tutti ci aspettavamo arrivasse in tempo, per tempo, ma la pandemia è stato un acceleratore. Quindi questo nuovo alfabeto
ci permette di raccontare con nuovi linguaggi delle cose che fino ad oggi abbiamo fatto in maniera un pochettino più tradizionale. Qual è il futuro? Il futuro sono delle comunicazioni molto più stringate, molto più dirette al punto, che permettono all'interlocutore, che raggiungono l'interlocutore nel momento in cui lui è pronto a recepire ed è reattivo rispetto a quella tipologia di contenuto. In tutte le conferenze ci sono dei momenti, delle frasi di rito, dei passaggi, anch'io condivido al 100% quello che hanno detto i miei colleghi. Ecco, tutte queste cose non servono assolutamente a nulla, in una conferenza sì, ma in un nuovo modo di comunicare sono totalmente inutili. Depurato da questo, un contenuto può durare 30 minuti ed essere assolutamente funzionale a formare e informare le persone. Questa è un po' la strada che l'associazione sta cercando di percorrere e che farà nei prossimi mesi, quindi questo nuovo alfabeto. Anche in questo caso molto chiaro, peraltro quel nuovo alfabeto ce l'aveva già anticipato in qualche modo Rita Schirinzi nel suo primo intervento. Io tornerei a questo punto e sfrutto anche un po' l'assist di Jean-Luc Gatti, tornando da Girolamo Chiaromonte, per vedere se hai voglia, Girolamo, di aggiungere due cose, ma veramente due, sulla questione delle bufale finanziarie che piaceva tanto a Jean-Luc e che abbiamo approfondito con Daniele. Bene, più che altro mi interessava anche capire, adesso questa è una domanda che vale per tutti, quindi vi chiedo di essere il più sintetici possibili. Il risparmio gestito più di altri settori è stato recettivo nell'interpretare i cambiamenti necessari durante il periodo della pandemia. Qual è il bilancio delle attività intraprese e come, anche in questo caso, stessa domanda quantomeno simile a quella che abbiamo fatto precedentemente, come sono state recepite dagli investitori? Vi chiedo sintesi perché poi se riusciamo un'altra piccola domanda da farvi, insomma, proprio per chiudere, per dare la chiosa a cosa resterà delle nuove modalità di comunicazione, magari un punto a testa, ma insomma andiamo con ordine. Risparmio gestito, Girolamo Chiaromonte. Perfetto, ma adesso sono un po' in imbarazzo perché volevo dire che ero perfettamente d'accordo con quello che aveva detto Jean-Luc, però ha detto che non si dice online. Vabbè, fa niente, non lo dico allora. Dillo con altre parole. Sulle bufale finanziarie sono un problema. Devo dire sicuramente che sono un problema, ma infatti noi abbiamo dato vita a quel format televisivo, appunto, che si chiama Consapevolmente, certo. Proprio perché ci siamo resi conto che il problema è anche molto, molto elevato. Prima, se non sbaglio, Daniele ha citato anche dei numeri che sono anche preoccupanti. Noi al Salone del Risparmio, quando abbiamo portato l'intervista del Milanese Imbruttito, abbiamo fatto fare delle domande banalissime sugli strumenti finanziari, o comunque sulla finanza proprio a livello basico, ed è uscito fuori di tutto e di più. Quindi sicuramente c'è tanto da lavorare e bisogna stare sicuramente attenti ai fuffaguru. Adesso magari anche online si sente parlare spesso di questi soggetti, no? Che da niente è diventato milionario, miliardario, il soldo facile, questo, certo. Lì... questo ovviamente non ha nulla a che vedere con il risparmio né con l'investimento, ma con un'altra storia, che forse magari potremmo anche approfondire in un altro momento, visto che il tempo scorre. Ritornando alla domanda, alla seconda parte della domanda. Sì. La ricettività dei consulenti finanziari. Io potrei rispondere a questa domanda con una domanda, ovvero è stato veramente così? Però ci arriviamo piano piano, perché all'inizio dell'anno, o meglio, del 2020, non è che si parlava tanto di nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti e quant'altro, tutti quanti parlavamo del cigno nero, ovvero un evento inaspettato e di forte impatto che genera caos e conseguentemente un mutamento. Perché fino al 2019 nessuno pensava di vivere in un mondo sostanzialmente insicuro. Poi adesso invece abbiamo scoperto che è così. Cos'è che noi abbiamo fatto di particolare? In realtà potrei rispondere anche che ci siamo inventati grandi cose tecnologiche, però devo ammettere che le principali attività che abbiamo intrapreso riguardano la gestione dell'emotività e della paura. Nulla di tecnologico, nulla di digitale, anche se ovviamente anche noi abbiamo fatto diverse decine di webinar, non si poteva fare diversamente.
Però ci siamo concentrati sulla gestione delle emotività e della paura, perché, come ho detto prima, la nostra flessibilità ci permette magari anche di essere a contatto stretto con i consulenti finanziari e aiutarli anche a gestire l'emotività all'inizio del 2020 di quegli investitori che, mi ricordo, volevano disinvestire tutto alla velocità della luce perché avevano paura del crollo dei mercati. Crollo che c'è stato, ma che dopo è stato attenuato. Poi, ovviamente, per rimanere in tema di new normal, ci siamo resi conto, così come un po' tutti, che la digitalizzazione e la dematerializzazione devono essere una commodity e non più un elemento distintivo. Cioè, non è che c'è una compagnia che ha qualcosa in più se digitalizza una compagnia, un attore, un interlocutore ha una marcia in più se digitalizza un processo. Diciamo che la digitalizzazione fa parte ormai dei tempi di oggi. Ecco. Questa crisi, questa pandemia ha dato un impulso, un'accelerazione a questa presa di coscienza, quindi non soltanto dei consulenti finanziari, ma diciamo di tutti gli attori. Stessa domanda per Rita Schirinzi di Invesco. E allora il bilancio, insomma, tirando un po' le somme, il bilancio delle attività intraprese nell'interpretare i cambiamenti necessari in questo periodo di pandemia e come gli investitori hanno recepito, insomma, queste attività. Prego, Rita. Allora, io non vorrei aggiungere altro sulla digitalizzazione perché credo che siamo tutti d'accordo sull'enorme importanza e accelerazione che ha subito nelle nostre vite private e professionali. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Invesco, io credo che sia stato un passaggio da una logica di comunicazione interamente fondata sul prodotto, dove si parlava di performance, di tenuta sul lungo periodo, benchmark, tutti termini molto molto complicati per gli investitori finali, anche pensando al loro livello di educazione, molto chiaramente commentato da Daniele poco fa. Oggi, secondo me, il driver principale è veicolare storie, cioè se noi vogliamo ingaggiare i nostri clienti con delle storie di successo, dobbiamo creare prima un engagement su un tema, posizionandoci su quel tema con contenuti e tematiche all'interno del quale poi, in un secondo tempo, arrivi la proposta di non solo di un prodotto, ma magari anche di più di un prodotto legato a quel tema specifico. Perché sempre di più, anche in base a un'ultima ricerca di ipermercato che abbiamo condotto, le persone cercano storie da parte del consulente finanziario, cioè devono capire perché investire in determinati settori piuttosto che in altri e quali siano le logiche che sono alla base di queste decisioni. Cioè, non si deve più parlare di prodotto, a mio avviso, ma dobbiamo parlare di argomentazioni che parlino alle persone prima ancora che ai loro portafogli, quindi basandoci su elementi personali, sociali, economici. E questo, guardate, che non è un cambiamento solo degli investitori, ma cambia il lavoro del bravo consulente, perché il bravo consulente saprà portare avanti questa attività di sensibilizzazione con le giuste ricette finanziarie, per rimanere in tema culinario, e una corretta asset allocation per quello specifico investitore. Quindi questo nuovo, perché è un nuovo mix di competenze finanziarie, nuovi linguaggi, capacità di comprendere a quale livello di racconto ingaggiare cliente, rappresenta una delle sfide per i consulenti oggi, perché oggi questi consulenti hanno, oltre al compito costante di aggiornare i propri clienti come esperti sui trend di mercato e quant'altro, hanno soprattutto quello di affiancare la famiglia, l'individuo, nella formulazione, nel disegno di veri e propri progetti di vita. La sfida è essere sempre più consulente per la persona e non solo per il portafoglio. Daniele, stessa domanda, stessa, diciamo così, sintesi possibilmente. Prego. Sì, diciamo che in termini di bilancio i numeri parlano chiaro. Il 2020 comunque è stato un anno eccezionale per la nostra industria, che è cresciuta notevolmente con, mi pare, circa 25 miliardi di nuovi flussi nel risparmio gestito in Italia. Quindi è evidente che la nostra industria goda di grande credibilità
e sia stata capace di comunicare e di rinnovare il patto fiduciario con gli investitori privati, anche in un momento di grande sfiducia e di incertezza sul futuro e a fronte della violenta crisi di volatilità sui mercati finanziari nei primi mesi della pandemia. Tanto che a fine anno chi è stato ben consigliato, come diceva giustamente Rita, da un buon consulente finanziario e non si è fatto prendere dall'emotività durante la fase iniziale di storno dei mercati, è stato ampiamente ripagato dalle performance dei mercati, soprattutto azionari. In questo senso il bilancio per la nostra industria è assolutamente positivo, è stata riuscita a comunicare efficacemente anche in digitale e rincuorare gli investitori laddove necessario. La mia riflessione verte più, è più legata probabilmente a quello che ha detto Jean-Luc e guarda al futuro, ovvero tutti noi ci siamo trovati in questi mesi a sperimentare in luoghi diversi, con regole diverse e in qualche modo a trasformare il nostro linguaggio, adattandoci alle regole degli webinar, dei social network e a modificare il nostro tono di voce per cercare le armi giuste per ingaggiare la nostra audience. Siamo sicuri di riuscire a farlo anche in futuro, sempre con un occhio di riguardo per le abitudini dei nuovi investitori, dei più giovani. Sostanzialmente per il nostro successo futuro sono convinto che dobbiamo uscire dalle consuete logiche di comunicazione tra addetti al settore e parlare con i giovani, come i giovani, là dove i giovani stanno. E quindi spiegando a loro la funzione che l'impiego corretto del capitale deve svolgere per il loro futuro, ma anche per la ripartenza del paese. Perché non dimentichiamoci che la grande massa di risparmi italiani è un propellente necessario per la ripresa economica e è una responsabilità di tutti noi indirizzarla correttamente, consapevolmente, nelle aziende più meritevoli. Quindi secondo me dobbiamo fare una vera riflessione su come proseguire nel futuro e sfruttare le opportunità che ci ha dato il digitale di modificare il nostro linguaggio, il nostro modo di comunicare. Jean-Luc, anche a te chiedo di essere molto sintetico, siamo un po' oltre il tempo previsto, ma insomma è interessante sentire anche la tua opinione, insomma, dacci il bilancio delle attività e di come sono state recepite dagli investitori. Guarda, sarò Giacomo brevissimo. Vai. Due numeri, sì. Anzi tre numeri, abbiamo organizzato una decina di webinar. Abbiamo coinvolto quasi 10.000 persone, non uniche, e le persone uniche coinvolte che hanno seguito nei nostri momenti di formazione, di informazioni, sono state circa 6.000. Questo, secondo me, sono, come dire, in qualche modo i numeri che dicono che questo tipo di iniziative funziona, anche se riteniamo e pensiamo tutti che ormai ci sia un pochettino di stanca rispetto al mondo digitale. Tant'è che abbiamo rimandato il nostro salone al mese di settembre, questa ve la do come un'anticipazione. Eccola. Realizzeremo il salone del risparmio circa una settimana dopo il salone del mobile e ci auguriamo che questo avvenga in un rinnovato clima di serenità e di partecipazione. Ovviamente si tratterà di un evento ibrido o, come dicono quelli bravi, digital, che unisce il fisico e il digitale, con tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi. Quindi qualche esternalità positiva da questa crisi forse c'è stata, o perlomeno possiamo provare a trovarla in questo nuovo linguaggio di cui tutti i miei colleghi, Rita, Girolamo, Daniele, hanno parlato, direi, in maniera abbondante e anche in maniera assolutamente professionale. Quindi non aggiungo altro. Telegrafico a Girolamo, avevo chiesto più o meno in tre punti cosa può restare delle iniziative di comunicazione, quindi tornando un po' alla domanda iniziale, cosa resterà delle nuove modalità di comunicazione, te ne chiedo uno, telegrafico, quindi praticamente due parole, anche una se ce l'hai.
Guarda, io mi collego a quello che ha detto Gianluca, quindi direi che ci portiamo a casa che dovremmo utilizzare la tecnologia per creare legami ancora più forti, non per sostituirli. Perché abbiamo proprio bisogno che la tecnologia vada ad aiutarci nell'interlocuzione, nel contatto con il cliente finale, soprattutto in una popolazione, quella italiana, dove l'età media è anche alta, non ci possiamo soltanto abbandonare o affidare alla tecnologia, ma ci vuole anche il sano contatto fisico, una stretta di mano. Questo non soltanto ovviamente per le persone che sono avanti con l'età, ma sono perfettamente d'accordo. Bellissimi webinar, gli eventi online, ma una bella stretta di mano e un sorriso fanno grande il rapporto umano e anche il business. Possono fare la differenza. Rita, ancora più telegrafica se riesci, di Girolamo. Un altro punto di quello che rimane della Cosa comunicazione. resterà? Esatto. Resterà, siccome resterà un nuovo rinascimento, cioè digitale importante, ma non potrà mai sostituire l'esperienza personale, l'incontro, quindi dobbiamo ricordarci che al centro ci deve essere sempre l'uomo e la persona, se no la ricerca e la capacità digitali che abbiamo non servono a nulla. Perfetto, Daniele Camilli, anche qui, telegrafico. Un Sì, secondo terzo me resterà punto. una nuova consapevolezza della potenza del digitale, sia per chi come noi eroga l'informazione, per renderla più accessibile e comprensibile a tutti e anche bilanciarla, come diceva giustamente Girolamo, con le attività di prossimità, con le attività in persona che sono imprescindibili, ma anche una diversa consapevolezza di chi la riceve questa informazione, certamente più attento all'identità digitale, anche ad esporsi a fonti di informazioni verificate e attendibili. Che devono contribuire alla necessaria maggiore consapevolezza finanziaria. Gianluca, a te la chiusura. Eccoci. Beh, insomma, è difficile aggiungere qualcosa quando si interviene per ultimi. Sicuramente la pandemia è stato un acceleratore che ha portato ad un uso più accorto della tecnologia. Questo è uno degli elementi che resterà e che ci permetterà in futuro di crescere ancora ulteriormente. Chi si è affezionato a determinati strumenti, determinati modi di agire, probabilmente li manterrà. E un altro elemento che secondo me in qualche modo è positivo, ovviamente da bilanciare rispetto alle necessità di contatto, è che la tecnologia ha permesso di ridurre quello che era uno dei costi ultimamente difficilmente comprimibili, cioè il costo del face to face, andare a incontrare le persone. Oggi in questo modo uno accende il PC, tac, e si collega con qualcuno che è dall'altra parte del mondo senza prendere un aereo. Quindi secondo me anche questa è un'esternalità positiva. Che ha anche delle ricadute su uno dei grandi macro temi, mega trend che ormai il nostro settore sta affrontando, anzi è totalmente immerso, che è quello della sostenibilità. Asset Management TV Week, questa è la prima tavola rotonda e ovviamente ne seguiranno altre. Il nostro, quello che vuole essere un percorso che proseguirà, magari proprio con lo spunto che abbiamo tirato fuori, uno degli spunti che abbiamo tirato fuori oggi, cioè magari quelle bufale finanziarie che sicuramente sono molto attuali. Le faremo e ovviamente aspettiamo tutti e quattro gli ospiti che abbiamo avuto oggi anche per la prossima volta. E allora, grazie a Rita Schirinzi, Head of Marketing Italy Invesco, Girolamo Caramonte, Grazie a responsabile voi. commerciale CNP Partners, Daniele Camilli, Head of Marketing and Client Servicing Pictet, e ti tocca sempre essere per ultimo, caro Jean-Luc Gatti, direttore comunicazione Assogestioni. Vi vedo tutti e quattro, grazie ancora, buon lavoro e a presto. Grazie Girolamo. A Presto, grazie a tutti. Grazie. Grazie Giacomo. Ci fermiamo, piccolo break pubblicitario, al rientro ci ricolleghiamo con i mercati finanziari, con Wall Street, a tra poco.